Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di palette, in particolare voglio parlarvi delle mie tre palette di ombretti per gli occhi preferite. Ho deciso di fare questo video perché vi parlo sempre di tantissimi prodotti e in tanti magari mi scrivete: sì Giulia, però se me ne devi consigliare una, quale me ne consigli visto che ne fai vedere 500.000? Allora ho detto: facciamo un video delle mie palette top 3, così almeno vi dico appunto quali sono le mie preferite. E visto che si sta avvicinando il Black Friday e il Natale, potete o acquistarle con un po' di sconto, che insomma fa sempre comodo a tutti quanti, oppure potete metterle nella lista degli acquisti, dei regali anzi, che vorreste ricevere per Natale. Magari fate vedere questo video al vostro compagno, non lo so, a vostra sorella, a qualcuno che vi fa un bel regalo. Gli date una bella gomitata e gli dite: guarda che carina la numero 2, e ve la fate regalare per Natale. Purtroppo queste palette non rientrano nella linea low cost economiche, però vi posso assicurare che anche costando qualcosina di più sono delle palette davvero molto valide. E se dovete investire su qualcosa, dovete spendere un pochino di più, io vi consiglio di farlo su una palette per gli occhi, perché è una cosa che vi dura tanto tempo. Non è che, ne so, tipo un rossetto, dopo un mese, se lo mettete tutti i giorni, lo finite e dovete ricomprarlo. Stessa cosa per il fondotinta, per la cipria. La palette, gli ombretti sono delle cose che durano molto di più. Quindi personalmente, se vi dovessi consigliare in che cosa spendere un pochino di più, vi consiglierei sulle palette. Iniziamo dalla numero 1. Diciamo che non riuscirei a mettere in classifica queste tre palette per il semplice motivo che mi piacciono davvero tutte quante. Sono tutte di un brand diverso. Ve ne parlo in dettaglio di ognuna, così almeno mi fate un attimo un'idea. La prima palette è quella di Color Drain e si chiama Queen of Hearts. Tutte queste palette sono acquistabili purtroppo solo su internet. Non è vero, ho detto una grande cavolata, una è acquistabile anche in negozio, ve la faccio vedere tra un po'. Comunque, Color Drain se, acquistabile sul loro sito ufficiale e poi c'è su Beauty Bay, io prendo questo brand su Beauty Bay. È acquistabile o in versione palette grande, ce ne sono di due colori, oppure ce ne sono alcune più piccoline, però ho visto l'altro giorno ne era rimasta soltanto di un colore e vendono anche le cialdine singole, quindi se non volete spendere 50, 55, 55, dipende, il prezzo varia un pochino dal periodo. Secondo me adesso che ci avviciniamo al Natale le alzeranno anche un pochino. Ovviamente anche le case cosmetiche puntano a guadagnare, quindi anche loro alzeranno un po' il prezzo. Il prezzo più o meno è intorno ai 50-55 euro, invece gli ombretti singoli costano tra i 5 e i 6 euro, anche lì il prezzo poi è variabile. Quindi se non volete spendere 50 euro per la palette completa, potete scegliere i colori che più utilizzate e appunto spenderne molto di meno per le cialdine singole. Questa è la palette in questione. Vi ripeto, si chiama Queen of Hearts. Come al solito vi metto tutti i link e i nomi dei prodotti qui sotto in descrizione. Questa palette è bellissima. Ovviamente siamo su dei toni neutri, anche se non sono proprio dei neutri piatti, cioè solo marroni su tutta la palette. Rimane neutra, però ci permette di realizzare sia dei trucchi sull'oro con un pizzico di arancione, sia dei trucchi su un bel fucsia viola, oltre che ovviamente ai marroni per andare a lavorare nella piega dell'occhio o a lavorare di più sulle sfumature. Gli ombretti di questo brand, ormai ve lo dico da un sacco di tempo, sono davvero bellissimi. Tra l'altro, non so, mi sembra di essermi fatta un labbro più grande di un altro, mi sto guardando adesso, quindi non fateci caso. Gli ombretti di questa marca sono pazzeschi, si sfumano benissimo, hanno una pigmentazione pazzesca sia da asciutti sia da bagnati. Voglio tirarmi un attimo sulla manica della camicia in modo da farvi vedere qualche swatches. Questo colore qui, che sembra quasi un color pelle, in realtà è talmente intenso che una volta applicato nella piega dell'occhio risulta comunque un marroncino molto chiaro. È un colore che si vede solo su una pelle chiara. Se avete una pelle già media o scura, questo colore su di voi non si vedrà per niente. Dovrete andare su dei colori più scuri. Però vi posso assicurare che tutti i colori all'interno di questa palette sono super mega pigmentati e si sfumano benissimo. L'unico colore che non mi piace tantissimo è questo bianco qui, che è una specie di duochrome tra un bianco ghiaccio e un giallino. Non è che
lavora male, semplicemente mi piace meno degli altri. Vi faccio vedere qualche swatches. Calcolate che sto appena sfiorando la cialdina, cioè voglio farvelo vedere. Vediamo, andiamo con l'oro. Guardate ragazzi, sto appena sfiorando la cialdina, neanche vado a pressare, guardate quanto scrive. Se invece vado leggermente con più pressione nella cialdina, guardate, wow, sono pazzeschi. E questi sono asciutti, immaginate da bagnati che cosa possono fare. Cioè, non so se ci stiamo spiegando, guardate che cosa sono pazzeschi. Io non capisco perché tutto il mondo non parli di questi ombretti, veramente non lo capisco. Forse prenderò anche l'altra palette di Colored Rain durante questo Black Friday, non lo so, vediamo. È una palette che, cioè gli ombretti mi piacciono tantissimo, però quella palette è sulle tonalità del verde, comunque dei colori freddi, quindi non sono colori che utilizzo io solitamente, quindi vedremo se la prenderò. Sono così belli questi ombretti che anche se magari non utilizzo, guardate questo colore, oh mio Dio, anche se poi non li utilizzo, tipo li voglio lo stesso. I colori brillanti all'interno di questa palette trovo che diano il meglio di sé applicati con le dita. Se li mettete con il pennello lo stesso risultano molto intensi, ma non come quando li applicate con le dita. Se veramente prendete il polpastrello e andate a pressare il colore otterrete un risultato pazzesco, davvero bellissimo. Passiamo alla seconda palette, credo che sappiate già di cosa sto per parlarvi. È lei, sì ragazzi, è lei, la palette di Jaclyn Hill in collaborazione con Morphe. È una palette che contiene 35 colori, eccola qui. Questa qui la vendono sia sul sito di Morphe sia su Cult Beauty. Sì, 42 euro. Il prezzo di questa palette è tra i 40 e i 45 euro. Vi do sempre un range perché il prezzo può cambiare, vi ripeto, in base a come decidono le case cosmetiche. Questa palette è super mega versatile. Se vi piacciono i trucchi nude, quindi parliamo di tonalità del marrone, freddo o caldo che sia, questa palette è perfetta per voi. Contiene tantissimi colori opachi e tantissimi colori brillanti, quindi riuscite a variare sia i colori che applicate nella piega dell'occhio, sia i colori che utilizzate sulla palpebra mobile. C'è anche un tocco di colore in questa parte qui della palette, quindi se volete aggiungere un tocco di viola, un tocco di blu, un tocco di azzurrino nel vostro trucco, potete farlo. I colori di questa palette allo stesso modo sono davvero bellissimi, come quella di Colored Rain sono leggermente diversi, nel senso che non sono così tanto pigmentati come quelli nella palette che vi ho fatto vedere prima. Sono leggermente più facili da gestire, quindi anche chi non è espertissimo nel creare una sfumatura può utilizzare questi ombretti perché rischia molto meno di fare macchia rispetto a questi altri. Sono molto modulabili e ovviamente la varietà di colori in questa palette è diversa rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima. L'unico colore che manca all'interno di questa palette è un colore chiaro opaco, ma possiamo facilmente risolvere utilizzando un colore in un'altra palette, prendendo la cipria, quella compatta di Essence chiara, cioè voglio dire, non è che serve comprare un'altra palette o spendere chissà quanti altri soldi per rendere completa questa palette. La cosa che mi piace tantissimo poi di questa palette è che praticamente ogni colore si abbina con l'altro, quindi anche se siete dei super principianti e mi dite io ho difficoltà ad abbinare i colori, con questa non potete sbagliarvi, potete abbinare davvero qualsiasi colore insieme. Vi faccio vedere qualche swatches. Anche questi qui sono molto pigmentati, ma non lo sono quanto quelli di Colored Rain. Anche questi rendono meglio bagnati, sono molto morbidi al tatto, però vi ripeto, allo stesso modo non sono super mega pigmentati come gli altri. Ve li metto qui sotto. Cerco di farvi vedere la differenza. Se ci fate caso, questo è quello di Colored Rain e assomiglia quasi a un foil eyeshadow di Makeup Geek, cioè già da solo sembra quasi bagnato. Questi sotto invece, per quanto sono intensi, non risultano però super bagnati e metallizzati come quelli sopra. Gli opachi credo che siano molto simili, l'unica differenza, vi ripeto, è che questi qui sono leggermente più facili da gestire perché non sono super pigmentati come gli altri, anche se
sono molto pigmentati, soprattutto rispetto a tantissime altre palette che trovate in giro. Molto bello di questa palette è che gli ombretti sono messi anche in scala colore, quindi se volete realizzare un trucco chiaro vi potete mantenere nelle prime due righe e più ovviamente andate verso il nero, più andate a scurire. Però se non sapete gestire bene dei colori scuri, quindi magari quelli nelle ultime tre file, potete mantenervi su questi qui e credetemi, gli opachi anche sono veramente a prova di errore. Soprattutto questi 5 qui sono praticamente degli opachi che vi permettono di creare una transizione nella piega dell'occhio molto molto leggera, quindi se non avete mai fatto una sfumatura potete iniziare benissimo ad utilizzare questi ombretti qui e quando diventate bravi ad utilizzare questi ombretti andate mano a mano scurendo. Abbinati a questi ombretti potete metterci tutti gli altri luminosi o opachi all'interno della palette. Ultima palette, ma non per importanza, è lei. Lo so che lo sapevate, so benissimo che lo sapevate. È la palette di Anastasia Beverly Hills Norbina. Norbina è praticamente la figlia di Anastasia, che lavora insieme a lei nella compagnia, non so esattamente che ruolo abbia. Comunque ha creato questa palette in modo che fosse praticamente la palette dei suoi sogni. Quindi all'interno ci sono tutti gli ombretti che lei desiderava creare per se stessa, che sono degli ombretti fantastici che vanno bene praticamente per chiunque. Il trucco che ho realizzato oggi l'ho fatto con questa palette. Sicuramente rispetto a quella di Jaclyn Hill è molto meno versatile perché ovviamente ci sono meno ombretti all'interno. Questi ombretti sono super mega pigmentati e quando dico super mega pigmentati dico super mega pigmentati. Scrivono davvero tantissimo. Se siete dei principianti, avete iniziato adesso a creare le sfumature, a giocare con i colori, forse questa non è una palette che fa per voi, perché credetemi, basta che poggiate il pennello sulla cialdina e il colore scrive tantissimo. Anche se sono degli ombretti che si sfumano praticamente da soli, cioè non dovete fare lo sforzo di stare lì a lavorarli 2 ore, cioè voi li prendete con il pennello, battete l'eccesso, fate un po' così avanti e indietro nella piega e l'ombretto si è magicamente sfumato da solo. Non so di cosa sono fatti questi ombretti, c'è cioè tipo polvere di fada all'interno, quindi sono super pigmentati, però allo stesso modo non vanno a fare macchia o non sono difficili comunque da muovere per creare una sfumatura graduale. Rispetto agli altri, gli opachi sono leggermente, cioè rispetto alle altre due palette, gli opachi qui dentro sono leggermente polverosi, ma non danno fallout, sono polverosi quando li prelevate dalla cialdina. Basta che battete un po' il pennello e sullo zigomo non vi cade praticamente nulla. In tutte queste tre palette il fallout è davvero minimo, cioè siamo al limite del paranormale, nel senso che è ovvio, soprattutto quando si lavora con dei colori più scuri, che ci sia fallout, però per queste palette è veramente il minimo possibile. Per quanto riguarda gli ombretti luminosi all'interno di questa palette, sono tipo pazzeschi, sono veramente bellissimi. Sono al tatto quasi cremosi, non si capisce quando li toccate se sono degli ombretti in polvere o degli ombretti in crema. Mi è dato anche una cosa nell'occhio. Questi ombretti, quando li applicate, sembra già che li stiate applicando bagnati, cioè non ci sarebbe quasi bisogno di bagnare il pennello. Ovviamente lo fate se volete un effetto ancora più metallizzato, ancora più brillante e ancora più strong. Però già se li applicate così da soli, credetemi, non c'è davvero bisogno di bagnarli. Vi faccio vedere uno swatch anche di questa palette. I colori che mi piacciono tantissimo sono Summer, Rose Gold e Dazzling. Sono bellissimi. Vi faccio vedere questa palette da vicino, mi sa non ve l'ho fatta vedere. Questa palette è divisa in modo che sopra ci siano tutti i brillanti e sotto ci siano tutti gli opachi. Quando prelevate i brillanti di questa palette dovete, tra virgolette, stare attenti perché sono così soffici che se ci andate a schiacciare il viso, se ci andate a schiacciare il dito come magari fate in altre palette perché gli ombretti non sono così tanto scriventi, quindi per prendere più prodotto andate lì con un po' di forza. Quello che succede è che cioè li andate proprio a scavare. Sono veramente molto soffici. Vi ripeto, risulta quasi una crema, quindi è come se voi prendete il dito e lo schiacciate in un ombretto in crema. Quello che succede è che fate un gran casino. Quindi quando li prendete, mi raccomando, davvero pochissima pressione, sono qualcosa di pazzesco questi ombretti. Vediamo, non so dove lo metto qui sopra. Cioè,
Wow, vi faccio vedere qualche altro swatches tipo del lilla, non lo so, del marroncino. Ok, guardate, questo è un colore opaco, è praticamente, come si chiama, Incense, questo marroncino qui, appena sfiorato con il dito, e sì, è così tanto scrivente. Questo è il viola, che ovviamente non si vede tanto bene perché è un colore abbastanza chiaro. Questo invece è Rose Gold e poi abbiamo Wild Child. Cioè, ragazzi, guarda, io rimango stupita ogni volta che li provo, neanche il rosa si vede benissimo. Comunque avete capito il concetto, ci sono alcuni colori che ovviamente applicato sul mio colore chiaro di pelle non si vedono tanto, però cioè, io rimango davvero stupita ogni volta che li provo perché sono degli ombretti veramente bellissimi e anche se costano tanto, sono degli ombretti che valgono il prezzo che hanno. Cioè, pagare degli ombretti tanto, ma che poi non ne vale la pena, ovviamente ci fa un po' rodere. Pagare degli ombretti tanto che però sono di questa qualità, capite bene che uno dice, vabbè, magari me lo faccio regalare in un'occasione speciale, metto i soldi da parte o comunque le acquisto quando posso farlo, però ne vale la pena acquistarle. Cioè non è che le comprate e vi arriva a casa una schifezza, queste le comprate, vi arrivano a casa e voi dite come ho fatto a non averle comprate prima. Come fate a scegliere tra le tre se dovete sceglierne una? Allora, se cercate una palette completa perché siete alle prime armi, perché volete una palette che vi permetta di realizzare qualsiasi trucco, perché siete dei truccatori e cercate una palette molto versatile con degli ombretti fantastici, prendete quella di Jaclyn Hill. È quella che contiene più varietà, è quella che vi permette di realizzare più look diversi, è quella che sicuramente se fate, non lo so, cerimonie o spose vi rimarrà più utile. Per quanto riguarda le altre due palette, io direi che per la Norvina dovete essere più esperti a lavorare gli ombretti perché sono molto pigmentati, però prendetela se vi piace questa tipologia di scala colori. Quindi non vi piace realizzare dei trucchi troppo troppo leggeri e neutri, sono degli ombretti che si vedono, cioè quando li applicate si vede che li avete applicati. Direi che questa palette, anche se contiene degli ombretti caldi, però è più adatta a chi vuole degli ombretti dalle tonalità fredde. Vi ripeto, ci sono entrambi nella palette, quindi sia tonalità calde sia tonalità fredde, però la maggior parte sono tonalità fredde. Quindi se vi piacciono gli arancioni o quel genere di colori, sicuramente ve la sconsiglio. Per quanto riguarda l'altra, direi che è perfetta per chi vuole dei trucchi neutri, ma anche questa, diciamo, contiene più tonalità fredde che calde. Ve la consiglierei se vi piace aggiungere un tocco di arancione nella sfumatura e ve la consiglierei se vi piace realizzare un trucco molto soft sulle tonalità del marroncino e ogni tanto virare un pochino sul viola, sul prugna o sul fucsia. Anche questa non è versatile come quella di Jaclyn Hill, però se il vostro trucco quotidiano rispetta queste tonalità, direi che è veramente perfetta. Quindi ragazzi, queste sono le mie tre palette preferite del momento della mia collezione, non significa che lo saranno a vita, sono sicuramente delle palette eccezionali, cioè non penso che nessuno al mondo possa dire che una di queste palette faccia schifo, anche perché gliele tirerei dietro. Sto scherzando, ma sono davvero delle palette di ottima qualità. Perdonatemi se mi sono dilungata un pochino su ognuna di queste palette, ma volevo descrivervele nel modo più adeguato, in modo che possiate capire se fanno o meno per voi. E poi sapete che quando parlo di qualcosa che mi piace mi dilungo sempre troppo e divento super mega euforica. Comunque, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se acquisterete una di queste tre palette o se l'avete già fatto. Io spero tanto che vi abbia dato un pochino compagnia. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua!